Sia lodato Gesù Cristo, carissimi figlioli presenti oggi nella Cappella Domina nostra e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Doveva toccare oggi a Don Enrico Bernasconi celebrare messa, ma è impegnato pastoralmente altrove e quindi la messa oggi viene celebrata da qui in diretta. E oggi 2 ottobre, primo sabato di mese, come ieri era il primo venerdì di mese, a tutti raccomando di avere sempre a cuore queste due pratiche che Gesù stesso in persona è venuto a portare. I primi 9 venerdì di mese e i primi dedicati al Sacro Cuore di Gesù e i primi 5 sabato di mese dedicati al Cuore Immacolato di Maria. In questo primo sabato di mese, 2 ottobre, questo mese dedicato al Rosario e alla missione, celebriamo la festa liturgica dei Santi Angeli Custodi. Già da stasera ci prepariamo alla festa di domani. Sarà domenica, credo la 19ª dopo Pentecoste, però anche sarà Santa Teresina del Bambino Gesù nel calendario liturgico tradizionale, però domani è il giorno della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, che quest'anno acquisisce un carattere del tutto speciale perché abbiamo ristrutturato la cappella dopo l'incendio dell'8 maggio e in quell'occasione lì, certo, alcuni nostri nemici hanno detto che è il diavolo che l'ha fatto, che è Dio che l'ha fatto, che Dio abbia deciso di farlo proprio l'8 maggio dopo che avevamo supplicato la Madonna di Pompei. Non so quale visione di un Dio crudele abbia i nostri nemici, ma potrebbero decidere di averla quella visione, perché in giro, soprattutto ora che c'è Viganò, pur di smentire Don Minutella, sarebbero disposti a vendere l'anima al diavolo, ve lo dico perché purtroppo è così. Allora domani torniamo a inaugurare la cappella con la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, un appuntamento al quale tutti voi siete invitati. Di norma si fa a mezzogiorno, però siccome la messa inizia alle 11 sarà spostato di qualche orario, di qualche tempo, perché noi lo faremo questa supplica tutti insieme, tutto il piccolo resto al termine domani nella Santa Messa. Non vedo l'ora, perché quella supplica a me, non so, veramente una sorta di atto esorcistico su di me, quando soprattutto dice Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, noi non ti lasceremo mai più. Ci prepariamo a questo solenne atto di supplica domani, prima domenica d'ottobre, alla Madonna del Rosario di Pompei. E oggi Gesù, parlando degli angeli, dice i loro volti vedono sempre, i loro angeli vedono sempre il volto del Padre che è nei cieli. Noi sappiamo di avere una presenza accanto a noi, divina, soprannaturale, che non ci lascia mai. Alcuni santi lo vedevano, sono tantissimi santi, anche recenti, come Padre Pio, Santa Gemma Galgani, Mamma Natuzza, che anche in questi tempi di acceso modernismo, di negazione radicale del soprannaturale, vedevano gli angeli, li vedevano, come noi ci si vede gli uni con gli altri. Che bella cosa, però non è importante vederlo l'angelo, se no l'avremmo visto tutti. È importante, capite bene, sentirlo presente accanto a noi. Senti sempre questa presenza divina accanto a te, che non ti lascia mai, che ti protegge, che ti custodisce, che ti accompagna, l'angelo custode. E lui, mentre tu sei pellegrino sulla terra, vede già Dio. Sorprendente questo. Hai accanto a te una presenza celeste. Hai accanto a te una presenza angelica che ti ama più di tuo papà e più di tua mamma. Davvero? Sì. Perché talora l'amore di papà e mamma, come si vede molto bene, si trasforma in un amore semplicemente carnale, umano. Invece l'angelo custode ti ama del vero amore. Qual è il vero amore? Com'è che si ama veramente? Quando si ha un amore soprannaturale, cioè quando l'angelo custode vuole il bene della tua anima. Ecco perché non ci vengono tolte le tentazioni, le malattie, i dolori, perché uno potrebbe dire, ma allora se c'è l'angelo custode dovrebbe andare tutto bene? No, perché ci ama di un amore soprannaturale. Perciò permette che noi possiamo anche soffrire.
e vivere la croce, perché la croce nello sguardo soprannaturale è fonte di santificazione, è fonte di grazia, è fonte di luce per sé e per gli altri, capito? Sempre leggevo una storia in questi giorni, mi ha molto colpito. Durante la seconda guerra mondiale una suora aveva fondato un ordine religioso, mi pare in Campania, e con l'adorazione eucaristica permanente. Durante i bombardamenti vicino Caserta tutto fu raso al suolo, quel convento rimase inspiegabilmente illeso. Quando i fedeli sorpresi vennero da questa suora di cui è in corso la causa di beatificazione per dire: madre, madre, ha visto il convento rimasto in piedi perché c'è Gesù sempre esposto? La madre ha risposto: no, perché anche in altre chiese c'è Gesù esposto e sono state distrutte, venite con me che vi mostro io il perché questo convento non è stato toccato. E l'ha portati in una celletta del convento dove viveva una suora a letto, che stava sempre a letto e che offriva le sue sofferenze per la comunità. E la madre santamente dice: ecco il motivo per cui questo convento non è stato toccato, perché questa nostra consorella col suo dolore, con la sua sofferenza ci protegge. Una volta le case erano anche più protette, perché i nonni non venivano lasciati altrove, li si teneva in casa e proteggevano con la preghiera e con la sofferenza. Allora l'angelo custode sa che noi dobbiamo conoscere il dolore, però ci sostiene, ci protegge, come la Chiesa ci ha insegnato: angele dei, qui custodes mei, metimi commissum pietate superna, illumina, custodi, reget, guberna. Illumina, custodi, regge e governa. In questi quattro verbi, come anche San Pio X spiega nel Catechismo, c'è raccolto, c'è sintetizzato tutto il ministero dell'angelo custode: illuminare, custodire, reggere e governare. E loro vedono sempre Dio, noi no, ma loro sì, e ci accompagnano fino alla morte e anche dopo. Quanti santi vedevano l'angelo custode? Tanti, non pochi. Ma vorrei citare fra tutte la testimonianza di Santa Gemma Galgani. Vedeva sempre questa giovane santa in chiesa il suo angelo custode, lo vedeva sempre accanto a sé, le raccomandava di comportarsi bene, le diceva: tieni sempre gli occhi bassi, non parlare troppo, sii modesta, ama il silenzio, contempla Gesù in croce. Quando sei in chiesa non voltarti mai. Una volta capitò che ci fu un boato enorme che provocò il diavolo dove Santa Gemma pregava, e Santa Gemma, povera figlia, si voltò per vedere cosa era successo. L'angelo custode disse: poiché tu hai fatto questo non ti rivolgerò la parola per una settimana. Sono tosti gli angeli custodi, eh? E lei lì a supplicare: ti prego, è passato il giorno, ma io non ci posso stare senza che te mi parli. Mi faceva segnare così perché pregava, la punì perché non aveva assecondato la sua richiesta. C'è stata una santa che pigliava pure gli schiaffi dall'angelo custode. Io non mi invento nulla, sempre sono costretto a dirlo, visto il cinebrario che ormai c'è in quella che era una volta era la Chiesa Cattolica. Santa Francesca Romana, e santa del 400 vissuta a Roma, molto simile a Santa Rita da Cascia, lei vedeva il suo angelo custode. Qualche volta che lei diceva una parola in più, si arrabbiava, faceva qualche marachella, l'angelo custode le dava uno schiaffo e tutti sentivano il rumore del cerfone, eh? E quindi è meglio non vederli, se no, non si sa mai. Però l'angelo custode è un dogma, diciamo così, di fede irrinunciabile. Noi vediamo purtroppo come il modernismo teologico ha praticamente privato i fedeli del riferimento agli angeli, a tal punto che se ne sono impossessati quelli della New Age, no? E noi non si è più parlato degli angeli, e questo è veramente molto grave. Dobbiamo urgentemente insegnare da subito di nuovo ai bambini di catechismo che abbiamo un angelo che ci accompagna e che ci protegge, e noi proviamo invidia per loro perché vedono Dio e noi ancora no, perché sono puri spiriti e noi invece siamo in vasi di argilla, giusto? Ma io vorrei concludere, tra le tante cose che potrei dirvi, con una domanda: ma c'è qualcosa in cui sono loro che provano invidia per noi? Sì, e quali? Due. Su due cose loro provano invidia agli angeli custodi che fanno loro. Peccato che non sia padre Alessandro,
Don Minutella. Mia Gesù dice: peccato che io non sia Don Minutella. Due, è anche per voi fare così. Ve le dico: primo, quando soffrite con amore, gli angeli non soffrono, perché sono già la presenza di Dio. Casomai compartecipano, ma non soffrono. Invece noi sì, stiamo male fisicamente, ci abbattiamo, umiliazioni, tradimenti, persecuzioni, malattie fisiche, malattie psichiche, malattie... Ecco, quando noi accettiamo la sofferenza con amore, allora l'angelo custode dice: ma tu guarda questo qui come mi supera, capito? E l'altro momento in cui l'angelo custode ci umilia qual è? Loro vedono Dio e lo adorano, soprattutto nel Santissimo. Ci sono alcuni santi che dicono che loro vedevano sempre, sempre San Francesco Romano vedeva sempre l'angelo custode, però c'era un momento in cui non lo vedeva più, era quando andava a fare la comunione. E allora lei chiede: ma perché non ti vedo quando fai la comunione? Dentro gli risponde: perché io lo adoro prostrato a terra, ma tu lo ricevi nel cuore. Ecco, gli angeli adorano Dio, noi lo riceviamo, facciamo la comunione, anche quella spirituale, visti i tempi che corrono. Quei tempi che corrono non c'è molta differenza, purché lo raccomando sempre: a casa uno assista alla messa, non mentre risponde al telefono, lava i piatti o asciuga i tappeti, no, allora no. Ma quando è come se sei in chiesa, anche se stai a casa, ti chiudi e ti guardi la messa, e così tutti devono capire a casa che in quella mezz'ora, tre quarti d'ora, quanti sono, tu non ci sei perché sei a messa. Allora come spirituale vale quanto quella sacramentale, perché si è impediti dagli eretici che occupano le chiese, e lì l'angelo, quando te fai la comunione sacramentale o spirituale, ti invidia perché ricevi Gesù. Preghiamo i nostri angeli custodi oggi, stamattina l'ho fatto anch'io, ve l'avevo detto ieri sera, ringraziamoli per tutto quello che fanno per noi. Solo quando saremo al cospetto di Dio scopriremo da quanti pericoli ci hanno salvato, da quante insidie ci hanno risparmiato, da quante difficoltà ci hanno liberato. L'azione che Dio accorda all'angelo custode su ognuno di noi è semplicemente straordinaria. Noi non potremmo vivere un solo istante in più se non avessimo questo angelo che fa da cane guardiano, perché i demoni ci attaccano, ci assediano, ma mai possono andare oltre, perché c'è questa barriera divina, angelica, di chi vede sempre il volto di Dio che nei cieli, dice Gesù, sono i santi angeli custodi. Ringraziamo la Santissima Trinità insieme a Maria, regina degli angeli, Signora degli angeli. Questa sera alle 21:15, come annunciato già da ieri, ci sarà la seconda puntata, Dio piacendo, della catechesi sulle apparizioni della Signora di tutti i popoli ad Amsterdam, che si presenta come Signora. Ecco, lei è anche Signora non solo di noi credenti, ma è anche Signora degli angeli. È la creatura più eccelsa, gli angeli fanno a gara per servirla, gli angeli fanno a gara per onorarla. Sono furbi, hanno capito che al principale questa cosa gli piace, allora si mettono lì a osannarla, a inneggiarla. Anche nelle litanie che noi ogni sera cantiamo, diciamo: Regina Angelorum, ora pro nobis. È così che noi questa sera, alla vigilia della solenne supplica che faremo domani alla Madonna del Rosario di Pompei, insieme ai nostri angeli custodi, vogliamo chiamarla, vogliamo invocarla, vogliamo chiederle che ci aiuti. Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina e Signora degli angeli, prega per noi. Laudetur Iesus Christus.